alla salute che se ne va. Sì, appunto. Prendi l'arte e mettitela proprio lì. Questo al massimo di sorge un processo penale. Bella, sì. Stiamo girando in questi giorni un documentario a Tokyo. Nel tempo libero andiamo a mangiarci la qualsiasi. Sì, le peggio cose. Sì, soprattutto le peggio. Quindi ci siamo chiesti, oh, Tokyo, tutti che fanno il miglior sushi di Tokyo, ma il peggiore qual è? In un paese poi che comunque è molto educato, anche nelle recensioni dei siti, ci stanno i turisti stranieri che dicono fantastico, bellissimo, siamo da Akihabara alla stazione, quindi escono e hanno proprio il sushi là perché è quello. Mentre le guide locali, i commenti li vedi, tipo questo, ti fanno proprio prendere a male, cioè nel senso vedi proprio che gli dispiace per i turisti. Un commento che mi ha fatto tanto ridere, dopo tutti questi negativi, è questo qua di un turista con l'immagine di Big Hero 6 che dice: mamma mia, grazie del like, grazie del commento, grazie del follow, grazie di essere te. Noi stiamo per entrare da Andrea. Basta, Andrea. Uzushio. È un sushi a... È un sushi, cioè rullo, rullo. Smettila di fare il poco professionale. Dimmi il nome. Rullo. No, non si chiama Rullo. Sì. No, non si chiama Rullo, si chiama... Il Kaiten Sushi. Sì. Ce l'abbiamo. Sì, andiamo. Questi sono tutti quanti i pezzi che possiamo trovare oggi, però si sponsorizzano come sushi da 100 yen, quando in realtà quelli da 100 yen sono solo questi. Questi sono i pezzi di sushi e come puoi vedere sono particolarmente brutti. Kaiten Sushi significa letteralmente... sushi che gira. Il funzionamento in realtà è molto semplice. Potreste vedere una cosa differente dai nostri oliokinetti, ovvero i cartellini che passano, tipo questo qua. Perché qui hai anche il menu volendo, puoi anche ordinarteli direttamente, nel senso non devi aspettare che passino, anzi, i più pregiati glieli devi chiedere. Mamma mia, che paura, pare brutto, vero? Questo è il fatty salmon, fatty quello salmon, un po' più grasso. Esatto, un po' più morbido al palato, se vogliamo. Vediamo. Cominciamo quindi con polpo sfregiato e salmone abbandonato in un asilo, anche se questo pare un po' più carino, più simpatico, sì. I pezzi vengono da un minimo di 80 centesimi meno. Sì, più o meno centesimi, 50 centesimi possono arrivare 2 anche euro. No, possono arrivare anche più alti perché qua non vediamo quelli un po' più pregiatini che possono arrivare anche tranquillamente sui 6-7 euro. 6-7 euro. Quando prendi il tonno quello alto, sì, lì arrivi più alto. Non promette nulla di buono. Andiamo all'assaggio. Io ho già dato, ma aspetto che lo scopra lui. Ti mangia con le mani, ma non voglio farlo, non vorrei farlo manco con la lingua, perché da questo retrogusto secondo me di vetrille, un po' lavaggio vetri proprio. È proprio, è peggio del sushi di alcuni yogenitti in Italia. È peggio del sushi, è quello che mi stupisce, sì. Questo è peggio del sushi a cui siamo abituati noi nell'all you can eat di quartiere sotto casa. Mamma mia, raga. A 12 euro a pranzo. Ma è pesante il fatto che la consistenza anche sia gomma piuma dell'IKEA. Sai cosa? È il riso secondo me che ti frega, perché qua in Giappone il riso è ovviamente diverso. Ah, dobbiamo... Sì, sì, dobbiamo il polpo sfregiato. Il riso qua comunque lo senti diverso. Questo la è proprio il riso, il sapore, la lavorazione colloso dall'altro ieri. In Giappone in realtà il sushi al salmone gli faceva schifo. Il salmone deperiva facilmente, parassiti, le tecniche di conservazione e di acquacoltura non erano abbastanza elevate. E quindi in Giappone si mangia per tonno. Negli anni 70 la Norvegia gli disse: oh, noi abbiamo troppo salmone, voi avete troppo poco pesce. Il Giappone consumava 4 volte, il singolo giapponese consumava 4 volte la media annuale mondiale di pesce. In Norvegia la tecnologia era migliore, piano piano si cominciò a esportare, ci fu un piano economico assurdo dietro. In Giappone si cominciò a consumare salmone. Qual è il problema? È che comunque il salmone c'ha, dopo andremo a studiarci pure il tonno con Marco, il salmone c'ha delle differenze di qualità enormi da salmone a salmone, da taglio a taglio. E niente, adesso proviamo questo Squid Game, perché sarà proprio un gioco alla sopravvivenza. È proprio vero comunque che il riso fa la differenza, è questo che si sfalda in bocca, ti dà una brutta sensazione. Niente, zero. In bocca non c'è sapore, che fastidio. Il riso è pure cotto male. È un po' come passare la lingua sul fondo del pattino, quello della spiaggia, no? Quello del salvataggio. Sì, con il bagnino che ti guarda dicendo: ma che cosa sta facendo? Vada via. Il gestire l'amido del riso, la lavorazione con l'aceto è complicato. È roba, è un'arte. E qui è semplicemente riso cotto e messo a palletta. Qui è proprio il famoso detto: prendi l'arte e mettila da parte, ma molto da parte. Nascosta. Anche più volgarmente, forse, qua dentro. E prendi l'arte e mettila proprio lì. E mo, alosa del fango.
che è della famiglia delle sardine. Un pezzo anche abbastanza consistente, eh? Ora ce l'andiamo a assaggiare col Marco. Sai cosa mi spaventa particolarmente? L'opacità. Non c'è quella brillantezza, quel vivore. Questa parola mi piace vivore, adesso, l'abbiamo inventata noi, Vale, l'abbiamo inventata noi o no? Il vivore. Cioè vedi che proprio non è lucida, cioè ti aspetti un pesce pelle argentea, no? Qui è più quel grigio della... Il carrello sporco dell'Idol. Sì, è l'argenteria di tua nonna che non ha mai lavato negli ultimi 80 anni. Vada le parole, misura le parole quando parli dell'argenteria di mia nonna, che a forza di vetrilla si è piegata la schiena quella signora, eh? Dai. Quanto pare qua non troppo. Perché gli faceva scomodo da Tiburtina arriva fino a... Anche perché il vetrilla a giudicare dal salmone di prima ce l'hanno, quindi... Qui andiamo sul sapore pasta del capitano. Sì. Forse il migliore dei pezzi assaggiati fino a mo'. Però nonostante questo siamo a livello all you can eat italiano. Sì, secondo me questo vince per la consistenza. Ah, che è la prima consistenza vera, consistente che abbiamo trovato finora. Sì, sì, il morso comunque assapora, affonda. Deve elaborare. Vabbè, andiamo avanti. Mo io ti vorrei raccontare che in questi posti spesso puoi fare il macio. Solo che abbiamo controllo il rubinetto attraverso cui dovremmo farlo e... Bello l'ercio. Il rubinetto è questo qua, questa cosa calcarea. Cioè noi dovremmo mettere il bicchiere qua sotto, acqua calda, a quel punto... Polvere di macio, il tea powder e calcare. Questa è la ricetta per il tè speciale da sushi. Facciamoci male uguale. Grazie mille. Abbondo per coprire il calcare. Grazie. Alla salute. Che se ne va. Sì, appunto. Proprio. È brutto, roba, anche il macia, è brutto anche il macia, è incredibile. Secondo me ne abbiamo messo anche troppo tra le altre cose. Quindi metti troppo di una cosa che non è buona. Meglio però, meglio. Cioè, nel senso, è quello commerciale brutto, però così non penso che c'era davvero 7 kg di calcare. Che ci sono, di acqua. Però non li senti. Esatto, ci sono lo stesso, però mi distraggo. Bel sabbione. È proprio un bel sabbione. È proprio un bel sabbione. Sai i secchielli di sabbia che facevi quelli per fare i castelli di sabbia? Ah, ma se io lo rigiro, se io rigiro il bicchiere rimane solido, eh? Sì, sì, fa le formine. Lo fa. Andiamo avanti col tonno. Ti ho detto prima, te ne parla Marco, perché il tonno in Giappone c'è una storia altrettanto bella. Allora, il tonno giapponese che tutti elogiano non è giapponese. O meglio, parte del tonno è giapponese, ma il Giappone importa tantissimo tonno. Indovinate chi è uno dei più grandi fornitori? L'Italia. Così quello cattivo ce lo teniamo per noi. Mica sì, siamo stupidi. E poi veniamo qua e ci stupiamo di quanto sia buono, no? Però c'è, è vero, ci sta del roba nostra. Effettivamente noi in questo momento è come se fossimo stati a un ristorante per turisti a Roma. È la stessa cosa, cioè, sì. Stiamo prendendo la carbonara a golpe. Anche perché indovina dove siamo? Fuori dalla stazione. Questa qua è la selezione di tonno e come vedi ci sono colori diversi. Allora, il tonno, come dicevo, viene importato principalmente dall'Italia, in particolare da San Pietro in Sardegna, un paesino di 6.000 persone. Il tonno ha avuto un processo diverso dal salmone, opposto forse, perché in Italia era considerato un taglio povero e i giapponesi gli hanno insegnato che invece è un taglio da ricchi. I tre colori indicano il grado di grasso, quindi quanto è pregiato, no? Più è chiaro, ovviamente, più è grasso, più è burroso. Ora, io sarò sincero, questo è un piatto, questa selezione che prendo sempre quando vengo ai Taiti Sushi. Non lo dico perché stiamo facendo video, non ho mai visto uno così brutto. Anche perché dovrebbe essere tipo una scala di rosso più in basso di quello che dovrebbe. Dovrebbe andare una scala più chiaro. Poi di solito ti fanno la scaletta, cioè te lo metto, ti fanno l'ordine carino. E manco in ordine, bello. Vedi? Manco in ordine. E qui abbiamo probabilmente, questo credo sia il tonno. In teoria no, perché è troppo scuro. Questo sia il taglio base. Poi dovremmo avere il chutoro, che è un po' più grasso, ripeto, non lo so. E il otoro, che è proprio, capito, no? Quello... l'ulk del tonno, che è quello che dovrebbe sciogliersi in bocca come burro. Questo si scioglierà in bocca proprio come burro, proprio il burro. Sì, se mi dà proprio l'idea. Allora iniziamo da quello più scuro, che ripeto, in teoria dovrebbe essere il toro. Come quello fai a sapere qual è il più scuro? Perché in realtà c'è lo stesso, tranne quello centrale, il sapore. Guarda, questo almeno sfuma, vedi? Sembra del prosciutto. Sembra la carne salata, non so se è quella torinese. Salata. Sembra la carne salata. Sente solo il wasabi. È un tonno. E questo l'abbiamo assodato, è già buono. Il sushi ha una temperatura esatta a cui va servito. Ed è, intanto stanno a succedere cose, piatti che volano, roba. Ed è una temperatura ambiente, perché è intorno ai 20 gradi centigradi. Questo è caldo. Questo mi sa che è a 90 gradi, ma non per la temperatura, ma per quello che pagheremo. È vero, perché poi rispetto... Il kaizen sushi è il sushi economico. E invece questo ha dei prezzi che...
Mannaggia. Consistenza e sapori sono uguali in tutti e tre i tagli. Non si sposta, non... Sempre quello. Il riso è caldo, il pesce dovrebbe, anche lui, la temperatura dovrebbe andare dai 0 ai 5 invece per il pesce. E invece è la stessa temperatura del riso, praticamente sembra bollito. Poi quando mangi il l'otoro, che è una delle mie cose preferite in assoluto qua in Giappone, quindi ci tengo anche particolarmente, si deve sciogliere in bocca. Questo se non lo mastichi non va giù neanche con le bombe. Ma pure se lo mastichi comunque fa fatica, fa fatica, sì, no, sì, sì, fa resistenza. Guarda, c'è anche il sushi con i tappetini della Decathlon. Bello quello, è comodo, è fit. Per il dopo pranzo. Cosa prendiamo? Prendiamo questo. Il chotoro è il tonno grado di grasso medio e dovrebbe essere quello... In teoria lo caramellano, cioè qua ci mettono proprio una spolveratina di zucchero, poi vanno con la fiamma ossidrica, infatti prima hai visto che stava sparando col fuoco, va con la fiamma ossidrica e lo caramella leggermente, oltre a scottare la superficie. Anche questo è di solito uno dei più buoni, però... Io lo sottolineerei di solito, te lo faccio vedere meglio. Già il fatto che la cottura non è omogenea neanche all'interno dello stesso piatto credo sia indicativo. Che poi non so, cioè è così differente che forse è fatta apposta, non ci voglio... Di solito i piattini sono sempre due pezzi della stessa ricetta, però... Oh. Ma sembra troppo diverso, c'è qualcosa che non va, ci nascondono qualcosa. Oh, campain. Campain. Alla nostra. Basta. Il mio... Credo che il mio sia anche meglio del suo in realtà. Devi andare in bagno? Sì, a piangere. Il mio forse è meglio del suo, nel senso era cotto, era un attimo più... Com'è? Allora, era come gli altri tagli di tonno. Cioè è incredibile come qui tutto abbia lo stesso sapore. Lo stesso sapore. Pare che aprire YouTube e andare a guardare i food blogger. Tutti uguali. Siamo tutti uguali. Uguali. Siamo tutti uguali. Qualcuno è anche peggio. No, no, non fare così, che poi sembra uno più scemo, invece deve essere scemo uguale agli altri. È vero, no, lui è scemo uguale agli altri. Cioè, che c***o? Senti, l'ho preso un'anguilla, l'anguilla, guarda. Meno male, guarda, speravo. Chi è... Devo dire al bagno che dicevo, ma speriamo che mi ha preso l'anguilla. Eccola, l'anguilla è uno dei miei piatti preferiti nella cultura giapponese, anche per i vari tipi di preparazione. È un piatto che la cultura gastronomica ha dovuto studiare, si è dovuta inventare i processi. Questa non è anguilla. L'anguilla c'ha un processo di mantenimento parecchio lungo. Questa al massimo di solito c'ha un processo penale. Terrificante. È riuscito a dargli sapore mantenendone comunque la corposità. Qui invece l'hanno spappolata. Sa di casa al mare quando la apri dopo un anno che non ci vai. Sa di camera con quattro coinquilini che hanno fatto serata PlayStation e patatine e birra. La mattina dopo... apri un aghi. Che poi io me la prendo particolarmente perché mi piace, quando porto gente qua in Giappone, fargli scoprire che qui anche i sushi a rullo, come li chiamiamo noi... sono comunque un livello molto superiore a quello a cui siamo abituati. Questo smonta completamente la teoria. Solo questo posto, proprio da solo. La carbonara con la panna per il turista a Roma. Sì. A meno che peggio. Non ti piaccia l'ascella. Cioè, se c'è un fetish particolare per la puzza d'ascella, questo il sapore d'ascella. È la carbonara con l'anguilla. Come hai detto sta cosa, per me una carbonara di mare con l'anguilla sarebbe una leccornia, gobbetti d'anguilla caramellata. Se sei chef e ci stai seguendo, vogliamo la ricetta. Se sei scemo e vuoi venire a mangiare il sushi qua, affari tuoi. Quello purtroppo, possiamo farci poco. Ah, proprio vogliamo... va bene, sì. Vediamo. Vogliamo deludermi fino in fondo? Deludiamomi. Salmone scottato e maionese scottata. Oh, c'è la forma di un cuore, guarda, Marco, guarda. Bene, il mio cuore che si spezza. E anche qui ci troviamo davanti a uno dei miei pezzi preferiti, di solito, di norma. Quindi, oggi Laura ha deciso che mi vuole deludere e allora deludiamoci, forza. Guarda, 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 si è anche smontato tutto. No. Macello. Ora chissà che sapore avrà. Ma che hai fatto? Cioè dimmelo che non ti piace, però... Non era buono neanche il pesce. Comunque sa di fiamma ossidrica passata su una bottiglietta di Calvè. Allora, la maionese con la fiamma si è completamente sciolta. Quindi è liquida, letteralmente liquida sopra, viscida. Il salmone sa di... tipo di... la gomma, sai le penne da cancellare quando mangiavi il gommino dietro a scuola? Tu c'hai, avevi delle brutte abitudini comunque. Dai, a scuola lo facevi, no? Un po' l'antistress. Però il sapore è quello. Tra quello e il pongo. Bello. Nella patria del sushi.
ma in questo ristorante è un'offesa a più nazioni contemporaneamente. Allora, la torre dei piattini si comincia a alzare, quindi noi e adesso anche noi. Noi ci cominciamo a allargare più che altro. Noi adesso ci alziamo e andiamo a fare le nostre conclusioni fuori di qui, anche perché non ho contato esattamente quanto abbiamo speso. Vediamo quanto dovremmo sborsare per questa magnifica esperienza. Ma guarda, posso dire a occhio troppo. Sono, aspetta che mo lo scopriamo, sono circa 30 euro di base comunque di sushi a rullo. Ne trovi anche a meno, cioè con piattini, tanti piattini a 100. Certo, assolutamente, li trovi a meno, li trovi molto più buoni. Quindi se dici, vuoi farti una buona mangiata al Kaiten Sushi, lo puoi fare. Cioè con queste cifre ne trovi uno veramente buono. Quindi il rapporto, è più il rapporto qualità-prezzo che... sballa. Non vorrei che con questo video appunto passasse il messaggio che il Kaiten Sushi no, è di bassa qualità, no? Quindi, ma io lo chiarisco sempre, quindi sappi, non è l'eccellenza, sappi però che se vuoi andare a mangiare a un sushi con rulli buono, poi ci sentiamo. È come una pizzeria italiana in cui è non c'è il grande chef. È come quando vai al Giro Pizza, nel senso, non ti aspetti a un Giro questo... Pizza buono. Tu ci togli il Giro Pizza buono, non ti sì, stiamo dai, aiutando. qualcosa c'è, però è, il senso è quello, cioè mangi tante cose diverse, sai che la qualità non è il top. Però per quello che stai spendendo, ecco, l'esperienza con gli amici, alla io fine. Io ho amici a cui piace Alice Pizza. A un posto. Po' sopra Alice Pizza, una catena che fa cose del genere, tu dici, vabbè, perché no oggi? Pescaria, no. Quella di panini. Pescaria è buona. Pescaria è una catena che dici, non è che mi sto a mangiare il pesce pescato. Di lusso. Però oggi il panino di pescaria, va bene. Ha la sua cosa. Così. Allora, facciamo le nostre conclusioni, ci vengono in aiuto i nostri tre parametri, le tre Q. Qualità, quantità, quanto costa. Qualità. No, io non ho vista, te l'hai vista? Non so, credo che fosse sul retro probabilmente. Abbiamo sbagliato ingresso. Eh sì. Quantità. Vabbè quantità che vuoi, mangi quanto ti pare. I pezzi erano pezzi. Il sushi era sushi. Questi fiumi sono fiumi. Vabbè, tutto sì. Vabbè. Quanto costa? Rispetto alla... Snialis. Voto, mannaggia a te, mannaggia. Vergognati anche. Ma basta stai serrando ogni tanto, riposare, riesca a riuscire. Una domenica fattela. Il voto totale per questa esperienza, per quanto mi riguarda, è 3. Perché mi piace come numero, se no darei 2. Io darei 4, ma solo perché in Giappone 4 è il numero sfortunato. Ma tu sei un grande. Quindi che dire, noi ci vediamo al prossimo video. Ti abbiamo detto la nostra, speriamo che hai colto pure... Sarebbe interessanti, oltre a essere fatto o fatta una risata. Un abbraccione! E soprattutto dici nei commenti qual è il pezzo di sushi che secondo te proprio non doveva esistere. O la catena tua preferita in Italia. Insomma, che è meglio, qualcosa di positivo. Pare, perché il pezzo quello è un po' orribile, non vorrei farti del male. Oh, stamme bene, un abbraccio per qualsiasi prossima idea qua sotto. Pratti sfido andare con Marco a mangiare a Singapore. Andiamo a Singapore. Pratt, ti sfido a tornare a mangiare in questo posto. Perché devi farlo? Saresti proprio una persona orribile. Ma anzi, qualcuno lo farà. Se non sei una persona orribile, grazie al like, grazie al commento, grazie al follow, grazie di essere una bella persona. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella zia.